Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Buonasera. Buonasera, ossequi. Siamo tornati qua alla Cadorna, ex Cadorna, che ormai è una delle nostre mete preferite, perché ci è stato segnalato un, come possiamo definirlo, un meccanismo da rivedere forse. Il ragazzo ce l'ha segnalato. Il ragazzo. Vai a Cesare il perché ragazzo, è di Cesare. Il ragazzo. Sì, vabbè, la gente che ne sa, scusi. Scusi. Pigli la telecamera e inverti la posizione e inquadri il ragazzo. Cioè chi? Diciamo, il nostro operatore ci ha segnalato che, siccome lui è un vivere, no, di vita, e quindi la sera esce e vede certe cose, fra cui questa della Cadorna, che effettivamente io non ci avevo pensato, ma ha perfettamente ragione. La spieghi allora, con la parole sue. Io la spiego? Sì. Allora. Questi posti qui sono posti di residenti. Sì, questi gialli. Sì, c'è scritto R, che fino a prova contraria sta per sono residenti. Ministero. Perché c'è scritto ministero però? Ministero. Della fede. Ministero. Comune ministero di Arezzo. Di cosa poi? Mica siamo a Roma. Ministero. Comune di Arezzo. E poi di qua, carichesca giovedì, chiuso. Insomma, quelli sono handicap, per... Handicap, sì, quelli. Per dire una brutta espressione, bene, che handicap, non si dovrebbe usare più. Va bene, vabbè, sono ignorante. Io Comunque, qui sono dei residenti, no. Comune d'Arezzo. Abbiamo detto una cavolata, non sono dei residenti, Ministero, sono del... Cariche, cioè R sta per riservato, non per... È riservato, sono riservati. Allora. Poi ministero di cosa? Ce ne tanti di ministeri. Ministero di... Non si sa. Te lo ricordi il ministero di Benigni? Di Benigni, qual era? Diciamo in stecchino. No. Che ci faccia vedere il suo ministero. Ah, il suo ministero. Lo faccia vedere. Te lo ricordi. Hai visto se è arrabbiato il sindaco, insomma, il sindaco di Cassino Fiorentino. Perché? Dice, insomma, questo Benigni che non ricorda mai dove è nato. Ah, vabbè. Lui si ricorda soltanto di Paperino. E non si fa, Vabbè. Comunque. È vero. Allora. Quindi? Quindi possono parcheggiare questi signori che dicevamo. Sì. Ma nel caso in cui il parcheggio... No, scusa, andiamo prima ancora. L'uscita di questi mezzi, il parcheggio di qui, è per forza dalla sbarra. Dalla sbarra e poi scende. Quindi, diciamo, gli amici del ministero e del comune saranno muniti di un tagliandino per uscire. Logico, la sbarra non si apre. Che fanno, a parte che possono prendere il biglietto e uscendo subito non pagano. Quindi, cioè, però è un po' dispendioso. Sì, vabbè, possono prendere il biglietto e poi uscire subito senza problemi. Il problema è questo. Che l'unica via d'uscita è quella. Nel caso in cui il parcheggio sia completo e quindi le macchine non possono entrare perché tu premi la sbarra, non si alza. Allora, devi aspettare che uno esca. Esatto, e allora e si alza la sbarra. E quindi il sabato sera succede che c'è una coda fino laggiù e questi non escono. Questi non escono. Stanno qui fino a che il parcheggio non quindi si libera. Quindi noi siamo venuti a difendere un po' chi ha i posti riservati oggi. Comune d'Arezzo. Anche, però ecco, aspetta, più che il ministero però siamo venuti a difendere le ragioni dei disabili. Esatto. Perché un disabile che si trova qua parcheggiato, quando c'è questa coda non può uscire finché esatto. Non sono entrati tutti. Esatto. E questo non va bene. No. Metti in caso di emergenza, se poi è incolonnato c'è altre macchine dietro, non può uscire neanche marcia indietro. Quindi rimane qui, imbottigliato. Non è che può andare contromano. Esatto. E quindi cosa si dovrebbe fare? Ma non lo so, sinceramente andrebbe previsto una possibilità per questi signori di poter comunque uscire in qualsiasi modo. Non so se c'è una via alternativa per uscire. Non mi sembra che sia una via alternativa. Quindi è veramente un problema. Non so se hanno l'autorizzazione per uscire anche dalla parte di qua. Anche perché poi la coda lunga poi potrebbe bloccare anche il traffico di via Portabuia. Di via Portabuia. Sì, però magari in destra qui potresti uscire perché sicuramente è fino a lì. Vabbè. Insomma, fatto sta che il problema esiste. Non so, chiediamo ai nostri vicini urbani se effettivamente il problema è stato affrontato, si sono trovate delle soluzioni. Perché, scusa, se c'è le macchine in coda in direzione, questi comunque non, come fanno a uscire? No, non escono. Non è possibile. Assolutamente non escono. Anche volesse uscire da là, no. Che non si può, però non potrebbe. Esatto. Insomma, questo è un parcheggio che funziona benissimo, uno dei pochi che funziona benissimo. Sì, ma siccome piove, andiamo sì, sotto. Puoi andare, dove andare? Da sotto. Funziona benissimo, sì. E ecco, però piccoli ritocchi, no? Sì, si potrebbero insomma, adottare. Non so se il però c'è stata segnalata anche un'altra cosa che riguarda poi chi parcheggia dentro, cioè che pur essendoci dei posti, il totalizzatore lì dice che è pieno. Dice che è completo? Sì.
Non ho tanti centri di quindi non funziona. C'è qualcosa, ti ricordi anche al Mecenate c'era qualche errore nel conteggio, no? Sì, quindi vedete, questi conteggiatori sono un po' da rivedere, no? Logicamente lo fai in base ai biglietti che hai messo e in base alle macchine che sono dentro, quindi dovrebbe funzionare abbastanza bene, vuol dire che ci sono delle problematiche. Signor Presidente dell'ATAM, dobbiamo chiamare Bernardo Mennini, che abbiamo delle questioni. Allora, chiamiamolo. Si è sposato, ho detto? Mai è data notizia vecchia. Allora, scusa, sto ignorante. Io da metà giugno che non sono ad Arezzo, quindi non lo so. Ebbene sì, anche non è presidente, poi lui è amministratore unico. Anche gli amministratori unici di ATAM si sposano. Problemi loro. Problemi loro. Tu sei un fattore del matrimonio, della assolutamente famiglia tradizionale. Sì, assolutamente sì. Ora però si possono sposare anche le persone dello stesso sesso, quindi che sono come te, uguali. Chi lo sono sposati fare? Come te. Chi lo vogliono fare, non c'è problema.